Quando si raggiungevano le 4.000 coppe, si aveva come ricompenso una mega cazza particolare. Questo qui invece era il vecchio fine stagione. Da come potete vedere non c'erano neanche i punti stellari. Questo qui invece è il vecchio tutorial e gameplay di Brawl Stars, che era totalmente diverso da quello di adesso. Oggi andremo a vedere l'evoluzione di Brawl Stars dal 2015 fino al 2021. E partiamo innanzitutto con l'evoluzione dei loghi. Infatti ci sono stati nel corso del tempo vari loghi. Compare innanzitutto il logo classico, quello base che tutti quanti noi conosciamo. Successivamente abbiamo il logo pirata, che è uscito insieme all'aggiornamento invernale dell'anno scorso. Poi abbiamo il logo a tema Star Park, che è uscito insieme alla terza stagione di Brawl Stars. E adesso passiamo ai loghi un po' più vecchiotti. E qua vediamo il vecchissimo logo di Brawl Stars della beta, ed è totalmente diverso da come lo è adesso. Un altro logo incredibile è quello con Shelly raffigurata sopra, e questo credo che sia il più vecchio. Infatti Shelly ha una fisionomia davvero strana. E vediamo adesso in che modo si è evoluta la schermata di caricamento di Brawl Stars. La primissima è della beta del 2017. Da notare anche la musichetta di sottofondo. Eh sì, è diversa. No vabbè, nel negozio è uscito Mortis strega notturna, 49 gemme, 100 gemme di sconto. Devo andare assolutamente a ricaricare le gemme, ma prima inseriamo tutti quanti il codice Kazu, KZU, prima di ricaricare le gemme. Ed eccole qui, 30 gemmozze shoppate con il codice Kazu. Questa credo che sia l'offerta delle offerte, non fatevela scappare. Ed eccolo qui il carissimo Mortis strega notturna. Fatemi sapere se anche voi lo shopperete con il codice Kazu. Guardate questa schermata di caricamento di quando il gioco era per la prima volta in orizzontale. Poi abbiamo la schermata di caricamento invernale del 2018, quando il gioco venne rilasciato globalmente. Poi abbiamo la schermata di caricamento default del 2018, ovvero quella lì classica dopo il lancio globale. Finalmente sono disponibili in edicola le Lamin Card di Dragon Ball. E ce ne sono di due tipi: le Lamin Card Ultra Power a soli 1 euro in edicola, e anche le Lamin Card Ultra Power Metal Edition in edicola a 5 euro, che contengono anche una Lamin Card Metal Power. Sono troppo curioso, andiamo ad aprire questo pacchetto. Oh cavolo, qui c'è qualcosa di raro, guardate qui, Goku Black. E ho trovato anche Goku Super Saiyan 3. Fatemi sapere voi cosa trovate all'interno dei pacchetti. E niente, vi aspetto in edicola. Si prosegue con la schermata di caricamento a tema pirata, la schermata di caricamento arcade, quella lì di Foot Bro, quella lì del bazar di Tara, estate dei mostri. Poi c'è quella lì dello Star Park, non finiscono più. E questa qui dovrebbe essere della Star Force. Questo invece è il vecchio cammino dei trofei. Ha avuto numerosissime modifiche. Ad esempio a 4.000 coppe. Questo perché ovviamente brawler come Tick non erano ancora stati rilasciati a quel tempo. Da notare anche Nita com'era diversa da quella attuale. E quella di ora è molto molto più bella, se dobbiamo essere sinceri. E quando si raggiungevano le 4.000 coppe, si aveva come ricompenso una mega cassa particolare. Infatti la sua grafica è diversa da quelle attuali. Quella cassa infatti dava il per 10 di ricompense contenute in una box normale. Quindi attenzione, non erano 10 box da aprire una di seguito all'altro, ma una cassa con il contenuto 10 volte maggiore di una normale. Questo qui invece era il vecchio fine stagione. Da come potete vedere non c'erano neanche i punti stellari, infatti si veniva ricompensati tramite le chiavi che permettevano di aprire i box. Un box ad esempio lo si poteva accumulare raggiungendo 100 chiavi. In questo caso quindi il player ha avuto in regalo ben 4 box. Più si era alti di coppe, più il grado era alto e più si avevano chiavi come ricompensa, e di conseguenza aprivi più box. Questa qui è molto interessante. Vediamo come venivano sbloccati i brawler nella beta.
completa. E quando si trovava un brawler nuovo nelle casse non c'era tutta quell'animazione che abbiamo adesso. Quindi il brawler non spinnava, ma te lo ritrovavi proprio subito spiaccicato davanti allo schermo all'istante. E beh, non va a creare suspense questa cosa. Quindi per fortuna che hanno aggiunto la spinnata dei brawler. E tra l'altro non c'erano nemmeno gli skip luccicosi. Quindi aprivi una cassa e ti compariva il brawler nuovo davanti, così completamente a caso. Questo qui invece è il vecchio tutorial e gameplay di Brawl Stars, che era totalmente diverso da quello di adesso. Già di base che il gioco era in verticale. E infatti, vabbè, tutti quanti ci avrete fatto caso, ma c'era solamente un analogico. E di conseguenza anche il gameplay era totalmente differente. Prima era molto molto più scomodo giocare e c'era effettivamente bisogno di una modifica nel sistema di sparare e quello lì di movimento. Nel corso del tempo tutti i brawler hanno ricevuto un remodel e per fortuna molti non erano proprio come li ricordiamo adesso. Addirittura guardate questa versione di Shelly nel 2015. Anche le casse hanno subito un'importante evoluzione. Infatti c'erano numerose casse che assicuravano un brawler di una certa rarità. C'era quindi ad esempio la cassa epica che assicurava un brawler epico, la cassa mitica, rara e super rara, e ognuna di queste casse ti faceva trovare obbligatoriamente un brawler di quella rarità. E c'era anche il camion di casse che ti permetteva di aprire ben 10 box consecutivi. Beh, quindi possiamo dire che Brawl Stars ha subito una bella evoluzione ed è passato da un gioco bruttissimo a uno dei giochi, se non il più bel gioco mobile. Quindi, signor Mortissimo, mi faccia vincere, per favore. Vai così che li distruggiamo tutti quanti. Attenzione, caso sarà con il possesso palla, ma di qua c'è Tara, quindi ce ne andiamo da quest'altra parte. Per favore, compagni di squadra, killateli tutti quanti. Ottimo così. Vai che la killate, Tara. Vai che Tara viene killata. No, Francuccio, dove vai? Prova il tir. No, fate qualcosa. Vai, Bob. No. Allora, manca solo 1:17. C'è Frank che continua a stunnarmi. Stavolta non mi hai fatto. Perfetto, abbiamo killato Frank. Si avanza da quest'altra parte. Mi passa la palla. Gatosar, prova il tiro di gol. Vai così che siamo on fire. Buongiorno, signor Francuccio. Ottimo. Guardalo lì, guardalo lì. Alla super carica, ma stavolta non mi hai fatto. No, 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 no. Siamo attenti, siamo attenti, siamo attenti. Prendo la palla, si scappa da quest'altra parte. Il problema è che c'è Frank che attacca imperterrito. No, no, dove credi di andare? Dove credi di andare? Perfetto, double kill da parte di Kato-san. Passatemi la palla, perfetto, perfetto, perfetto. La ripassiamo di nuovo al carissimo bombardino, visto che sono rimasto con pochissimo. No, doveva passarla a me. È arrivato il momento di fare sul serio ed è goal. Let's go. Soldati, ho un compito importante per voi. Scorrete in fondo al negozio ed inserite il codice Kazu, KAZU. Ciao.